Attenzione, sta per cominciare! Kappa Production! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su A Plague Tale Innocence. Oggi sono finalmente ritornato con il PC rinnovato, quindi sentirete l'audio mio tutto corretto. Riprendiamo dal capitolo 4, dal punto dove ci eravamo fermati. Vediamo un po' se il gioco ci fa riprendere esattamente dal punto di questa mappa della fattoria dove eravamo rimasti. Capitolo 4, l'apprendista. Amicia e Ugo riescono appena in tempo a fuggire dal monastero e a non essere sopraffatti da orde di ratti che li aspettavano. Fuggono al tramonto, consapevoli che i ratti sarebbero stati spaventati dagli ultimi raggi del sole, e si dirigono alla fattoria di Laurentius. Abbiamo visto come, soprattutto in quest'area, ci sono vari modi per arrivare all'obiettivo e ci sono tanti nemici a sorvegliare, a pattugliare le zone. Vediamo da dove ha ripreso. Ah, ok, proprio da qua. Ok, che noi possiamo andare dritto e uscire. Qua vedete c'è un soldato, ma poco importa. Okay. So they can't see us anymore. No, they can't. Ok. Poi da qua, che eravamo arrivati, dobbiamo saltare. I'll help you. Yes. Fall back. What's happening? Ecco, chissà che cosa ci aspetta laggiù. Più avanti, vediamo. Stanno scappando da qualcosa. Hugo, we can't stop. Not here. I feel funny. Come on. You'll be able to rest when we get to Laurentius' place. My head. It hurts. Ecco gli attacchi. I don't know what to do, Hugo. What would mommy do? Give me medicine. I can carry you. That's the best I can do. Come on, climb up. Ah. Non posso usare le armi adesso. Mommy says I shouldn't leave the house, you know. I know. That must be why I feel all funny. You're just tired. Mamma mia, guardate che bello. Come posto. At least you were allowed to see her. Huh? Nothing. È forte, eh? Nel sole sta tramontando da capo, per caso. Ho come questa impressione, però. Oh. We're nearly there. Ma è tutto bruciato. Like mommy. He'll get us to safety. All right. It's true, it's dangerous out here. But sometimes it's fun too. You'll get better one day. Are those dead animals? What on earth happened here? We're going to have to be careful now. You better get down, Hugo. Okay, It's getting in my shoes. Oh, I don't believe it. Mucca è morta. No! The torch! Calm down. It's all right. They can't. The night is making them come out. You'll be all right if you stay away from them. Merda. Devo stare nelle torce. We have to get out of... Amicia, there's some fire!
No, 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 mo rischiamo di morire. Rischiamo di morire. Come si può fare adesso? Provare ad attraversare il fiume. No, 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 no. Madonna, da dove sono usciti? Mamma mia, da dove cacchio sono usciti? E non possono entrare nemmeno nell'acqua, vero? Dai, escono. Non possono entrare nell'acqua. O in quello che è, insomma. Non mi sembra molta acqua questa, è uno schifo, veramente. Si terranno lontani dal fuoco. Oh merda. Oh cazzo. E adesso come si fa? We'll never get through. Siamo circondati. No, non serve a niente. Ah, ecco, vedi. Good Lord. Are they really all dead? They've been slaughtered by the Inquisition, probably. God, he's sick. Ma questi sono sacchi. E io dovrei arrivare così al mulino di Laurentius. Quando stanno lontani. Ah, ecco, vedi. Una scatola. Robe. Non posso potenziare niente, vero? Non si può potenziare assolutamente nulla. Senza strumenti. Senza il banco da lavoro. Let's go. Yes. Ma può servirmi a qualcosa veramente? Non è che finisce prima ancora di farmi passare? Se non arrivo al rogo... Ecco, ecco, vaffanculo. Ma come cazzo si fa? Come si fa? Ah... Perché non... Se no sarebbe impossibile. No, 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 no. Lo devo per forza fare qua. Qui ce la faccio. Let's go. Yes. Fatemi passare, stronzi. Mamma santa. Via, fuori dai coglioni. Fatemi passare. Here we go again. Spero di non morire. Presto, presto. Oh! Me la sono vista brutta. Si può spostare questa catapulta. Help me push. Uh-huh. Come on, nearly there. Amicia, why did they kill the pigs? Maybe to contain the rats here. It's very, very heavy. I. No, non mollare. Don't talk
Push. Ah. Sta incazzando, eh? Amicia non è più amichevole, amicevole, diciamo. Oh, ecco, spostatevi, zozzoni. We did it. We made it. E adesso? Hello, Laurentius! Shh, Hugo! But... what if it's not Laurentius, huh? Did you think of that? Sorry. Posso entrare di qua? Per controllare. Ma prima di andare lì... Those bags look heavy. Rotten grain. Oh, must be to feed the pig. I'm sorry about your friends. Parli con le palle del maiale, eh? Qui c'è una porta. Amicia, a flower. Hugo, this is not really the time, you know. Please. All right, go ahead. It's called Granny's bonnet. It's as if she's hanging her head because she's sad. Perhaps she would be less lonely with us. Yes, it's not good to be alone. All right, let's go. Abbiamo trovato un collezionabile. It's locked. Hugo, you go in there and open the door for me quickly. And vediamo un po'. Careful, sono indeciso se si entra prima là. Ah, è stato rapidissimo. Good. Il bambino. Oh, it smells funny. It's alcohol from the stills. Qua c'è un tavolo da lavoro. Someone's there. Let's go and see. Non voglio più restare qui. Mi manca l'attrezzo. Senza attrezzo come si fa? Qua non c'è niente. Oh, ma non c'è veramente un cacchio. Ma manca un attrezzo. Senza attrezzo io come devo fare? Vabbè, qui non c'è nessuno. Se non... dopo andiamo al piano di sopra. Credo che è lì che si continui la storia. Ma prima voglio esplorare questa casa qua di fronte. Oh, il cavallo. Hello there. Not a night to stay outside, eh? Meno male che quei ratti non sono venuti. Che sta qualche fuoco acceso. Lì c'è il mulino. It's really dark. Maybe there's a monster in it. Il pozzo. Is that the windmill? What's left of it? It's pretty. Niente, tessuto, ma niente attrezzo. Un carretto. E qui c'è qualcosa che si illumina. Ho una scatola. Oh, un attrezzo. Ora posso potenziare le robe. Vediamo qua dentro che cosa c'è. O chi c'è. Ma non dovrebbe esserci, vediamo. C'è qualcosa qua, no? Empty. The horse. The rats must have been here. Poor thing. Che è successo al cavallo? Oh merda. È morto il cavallo? Oh. No. Che cosa crudele, in questo gioco il bambino assiste a tutte queste cose, gli verranno una serie di traumi.
Per i ratti da grande, guarda. Già gli stanno venendo i traumi. In realtà avrà tutta una serie di problematiche. Climb up. Sali su, vediamo un po' cosa c'è. Niente di che, rocce. Ma si scende. C'è una porta là. Ah, vabbè, niente di che. E a che è servito fare questa stradina di qua? Boh. Tutto dovrebbe avere un senso. Anche questo balcone. Ma no, non ce l'ha. Ok, torniamo qua dentro. Potenziamo. Che cosa potenziamo? Questo non si può. Capacità massima di materiali. Riduci il rumore dei movimenti. No, no, facciamo questo. Not bad. Not bad at all. Ok, ora posso portare più materiali. Dobbiamo salire al piano di sopra. Troveremo Laurentius. Due porte. Who are you? Magister Laurentius. Stop right there. He's contagious. Hugo. Here. The Inquisition came. We lost everything. There was nothing I could do. Oh, of course. They came for him. An evil. An ancient evil. Courses through your family's veins. In its blood. Your mother and I attempted to slow its progress. But ever since the Great Break, the process has quickened. You must protect him, Amicia. Continue your mother's work. Me? But how? My parents tried and now they are both dead. Leave me alone! They're here. The rats are dangerous, but disorganized. The Inquisition, however, they seek the boy tirelessly. We have to disappear. Head to the Chateau d'Ombrage. Lucas, go to the barn. You will finish the Ignifer. Don't try to talk. I will prove myself. I'm sorry about your parents, but you're not alone anymore. We have to move fast. You can help me make the Ignifer. It will protect us from the rats. Oh. Come, Hugo. I don't want you to stay here. Mo che altro gli prende? The stuff is in the barn. Come on. What are we going to do? Ma è morto. Un male antico. The hands. Good idea. Prosciutto. Ah, they're frightened of the light. The lantern. It's all right. Colpisce una lanterna con la fiamma per rompere il premuto nei due per mirare con la fiamma. That drawing. What does it represent? Philosophy. I would even say your whole life. The life of an alchemist. It's very pretty. There. Sorry. There. Don't worry. That's it. Hugo, give me your hand. No. Ma che cazzo? Very well. But stay close to me. Are you two okay? It's been a long trip.
I ratti sono arrivati. Il granaio, eccolo. Oh no, they've come back. They're everywhere. We have to reach the back of the barn. We can't leave without the Ignifer. How are we going to do it? Come si fa adesso? Questi stanno pronti per ammazzarmi se io scavalco. We need meat. Dead or alive. Oh no. No, non mi dire il maiale. We can use this. I see. Let me help you. Are we going to feed him? You could say that. Diciamo così. No, il maiale. Dinner time, Piggy. Yum yum. No, no. Non ha capito il bambino. That's it. Make sure you keep it, or you'll get stomach ache. We have to make sure it stays. I'll close the door. Ok. There's a ladder down the side. Come on, let's go. Hugo? Hugo, listen. You can sulk if you like, but stay close. Ah, ecco a che serviva. Io avevo detto, doveva servire a qualcosa. Come on, get up there. The lights. Yes, Hugo. Look away, please. Why? Sì, perché ora spegnerò le luci. No, Amicia, what are you doing? I'm sorry, Hugo. We have no choice, Hugo. We have to get the rats away. It's horrible. You're just like all the others. Hugo, there was no other way. Come on, over here. Ah, la botola. Poor pig. No, Hugo, vieni. Watch your step. This is more than just a doctor's lab. My master is also an abhor, a great alchemist. Your name is Amicia, right? I'm Lucas. I would like to show you something, but it requires alcohol and sulfur. There must be some around here. Tell me when you found them. All right. Alcohol and sulfur. Alcohol, sulfur, that's everything. Okay. What are you doing? Looks like they spent quite a bit of time here. I'm dissolving the reagents. Oh. Oh, it's just alchemy. Demons. Lucas, why am I not ill like Laurentius? He was bitten by a rat. You weren't. And is he going to die? This oven. I'll do everything to make sure it doesn't happen. It must be what they call an athanor. Leviter extractum sic. Latin. Forte. Here you go, Lucas. Right. Now you have to mix them. Do it slowly, it's not dangerous. All right. Tieni premuto R1 per aprire menu selezione. So, this is it. What? Oh no! No, we're stuck! Not yet. The Ignifer, Amicia. It's time. Aim for the embers at the center of the room. All right. Ah, perfetto, posso accendere le braci da lontano. It makes fire. Did I do that? Did I really just do alchemy? Yes. Your mixture is perfect. Like mother, like daughter. You know what? I'll show you how to create other projectiles. It will be really useful. I'd love to. Thank you. I finished my mixes. We have to go back to Laurentius. Amicia, you should go ahead.
attizza le braci. Rats, get back! Throw it on the ember. Please don't blow up in my face. Ok, perfetto. Devo crearne altro. Perfetto. Saliamo. Go on, climb up. Questo video penso che stia durando più degli altri, ma è perché voglio finire questo capitolo, so che siamo proprio agli sgoccioli. There's a lot of them. Laurentius, I'll clear away. Come on, this way. Yes, of course. Perfetto. Come on. Leave me alone. Hugo, listen. About earlier, I just wanted to tell you that I'm... No, Madonna santa. The house has gone dark. No, no! Master! Lucas, wait! There's something dark! No! Look out! Stanno tutto al fuoco. Do something! We have to leave, now! Master! Hey, stop! We need you! Look, the house! Time to go! Hugo, Lucas! Il cavallo si è spaventato. Run! We need that horse! They're everywhere! Lucas! I'm here! Where does this trail lead to? Lucas! Where's this taking us? To the river! Ok, devo utilizzarli così. Mamma mia, adesso. Which way? Where now? There. There's a boat over there. Past the mill. So let's go. Amicia, the windmill. It's almost on fire. Lucas, this way. Oh, quando il mulino passa. Cioè, se uno qua non aveva materiale era fottuto. Vai, andiamo. È tutto buio. Mamma santa. Oh. Mamma mia. Oh, è finito questo capitolo. Mamma mia. Il bottino dei corvi. Beh, questo ovviamente non lo vedremo in questo video, ma nel prossimo. Mamma mia, che fuga alla fine. Quindi adesso abbiamo uno strumento per accendere le cose da lontano, che sicuramente ci sarà utile svariate volte nel gioco. Solo che adesso inizia a diventare più veloce, devi avere dei tempi di reazione più veloci per poter accendere tutte le robe. Qua intanto si vede l'inizio del capitolo successivo. Lucas? Yes? What does he have in his blood? There's an old story
It tells of the Prima Macula. The alchemists say it was the first corruption, and that it silently travels in the blood of certain families. But something happened. The Great Break, and the Macula awoke in Hugo's blood. But what will it do to him? The Macula cares for neither good nor evil. It evolves with its host. They change things. The world. You know, your mother and Laurentius were trying to help your brother. But they failed. No. I think they just ran out of time. This is it. Hugo, wake up. Come on, we'll walk from here. It'll warm you up. If we follow the aqueduct, we should arrive at Chateau d'Ambrage before nightfall. Ok, ragazzi. Avete visto che poi comincia appunto l'altro capitolo. Ebbene, spero che questo video vi sia piaciuto e ci rivediamo ad un prossimo video.